Sono qui sul lungomare di Catania, di cui faccio vedere un'inquadratura che ormai per molti è familiare, per parlare un attimo dei settaggi della GoPro 10 che ho utilizzato per le riprese nell'immersione sul canalone della Perla Ionica. Ho condiviso il video e alcuni mi hanno chiesto quali fossero appunto i settaggi della macchina e hanno anche espresso l'apprezzamento per quanto riguardava la qualità delle riprese. E allora, mentre scorrono le immagini girate sott'acqua appunto al canalone, vorrei dire qualche parola in merito. Diciamo innanzitutto che ho utilizzato il grandangolare della Inon, UFL G140SD è il nome della lente, che da qualche tempo è disponibile anche per la custodia originale GoPro in plastica, diciamo in vetroresina, quindi io utilizzo questa custodia con l'aggiuntivo Inon. Come sappiamo, l'aggiuntivo Inon permette di riprendere più da vicino il soggetto perché allarga il campo di ripresa a 140 gradi, per cui io, avvicinandomi al soggetto, posso sfruttare meglio l'illuminazione fornita dai miei faretti, che non sono proprio una potenza dal punto di vista dei lumen, della quantità di luce, perché nominalmente sono 8000 lumen ciascuno, quindi non potentissimi, e però potendomi avvicinare al soggetto mi offrono la possibilità di illuminarlo in maniera corretta, in maniera decente, e questo si nota appunto nelle riprese che vado facendo con questa attrezzatura. Ho girato in 2,7K perché, nonostante la GoPro Hero 10 consenta di girare a 4K o a 5,3K addirittura, ho notato che soprattutto in condizioni di luce non eccellente, come sono quelle che si riscontrano in un'immersione, tra l'altro nella zona che abbiamo frequentato appunto del canalone, dove spesso l'acqua non è limpida, anzi al contrario, e dove comunque si raggiunge una profondità che raggiunge spesso supera i 40 metri, e allora il venir meno di una illuminazione naturale degna di questo nome, cioè sufficiente, costringe a usare i faretti, e però fa sì che quando dovessimo usare delle risoluzioni tipo 4K o 5,3K ho notato che la macchina tende a soffrire, cioè dire non offre dei risultati apprezzabili, e quindi ho preferito, come ho spiegato altre volte, gestire la ripresa 2,7K, che è un ottimo compromesso tra il 1080 e la risoluzione maggiore. Per quella profondità e per quelle condizioni di luce, secondo me, è ideale. Poi ho adoperato il valore di 100 fotogrammi per secondo, perché avevo intenzione di effettuare poi in post-produzione dei rallenti, quindi degli slow motion, e registrando a 100 fotogrammi al secondo si possono ottenere delle riprese fluide, anche se poi in effetti durante il montaggio non sono ricorso a questo espediente, se non una sola volta e per giunta senza neanche esasperare molto il rallenti, e lo faccio vedere nelle immagini che scorrono mentre io sto parlando. Quindi per il resto diciamo che la timeline era 25 fotogrammi per secondo, naturalmente, così come poi il valore di esportazione del filmato. Gli altri parametri, allora, ISO, importante, essendo cosciente che l'illuminazione non sarebbe stata granché, ho fatto sì che il minimo valore fosse 100, che è il minimo disponibile, e il massimo arrivasse a 400. Non mi voglio ogni volta spingere oltre i 400, perché con la luce dei faretti i 400 ISO mi consentono un buon compromesso di illuminazione, anche con la luce ambientale. Per quanto riguarda il colore, ho adoperato il colore naturale, natural, dicono nei menu, perché non è così saturo come il GoPro Color e non è nemmeno tanto slavato come il flat, per cui permette, ecco, di ottenere degli ottimi risultati, magari intervenendo sempre nella color correction del software che si adopera, però senza sforzi molto grandi, ecco, si riesce ad ottenere un buon risultato. Per quanto riguarda il valore
degli EV l'ho lasciato a zero, non l'ho modificato, non ho sottoesposto, quindi come di solito magari avviene quando riprendo in situazioni più favorevoli di luminosità, dove la GoPro tende alcune volte a sovraesporre, quindi io cerco di minimizzare riducendo magari di mezzo o uno stop il valore dell'esposizione degli EV. Dunque, altri parametri da descrivere sono la stabilizzazione delle immagini, che ho lasciato al valore massimo ottenibile con la Hero 10, che sarebbe il boost, e poi il valore del white balance in automatico. Ho già detto alcune volte che la GoPro con il white balance automatico si comporta abbastanza bene. Diciamo che dipende molto dalle circostanze, quando possibile, se le condizioni di riprese, quindi di luminosità dei soggetti, non dovessero mutare durante l'immersione, perché già sappiamo quello che andremo a riprendere, potremmo anche adoperare un valore di bilanciamento del bianco fisso, quindi segnato in gradi Kelvin da noi altri in base alle condizioni appunto della luminosità e dell'acqua, per ottenere un risultato ottimale. Ma quando, come nel caso per esempio del canalone, noi passiamo da alcune zone che sono molto poco illuminate ad altre che nella stessa ripresa, facendo magari la carrellata, diventano più illuminate, oppure abbiamo delle condizioni variabili in base alla quota, in base alla giornata, eccetera, allora in questo caso non possiamo sott'acqua ogni secondo andare a variare il bilanciamento del bianco. Io preferisco affidarmi all'automatismo, poi casomai se c'è da fare qualche correzione possibile la facciamo in post, però devo dire che in questo caso non ho avuto grossi problemi. Naturalmente non c'è una regola base generale sempre per tutto, si dovrebbe un po' vedere in base appunto al luogo dove si fanno le riprese, alle condizioni climatiche e ai risultati che si vogliono ottenere. Diciamo che una buona possibilità è data da usare dei fotogrammi per secondo piuttosto elevati, non i soliti 25 o 30, ma andare a 50 o 60 fps e, ripeto, in alcuni casi come nel mio, anche 100 fps in fase di ripresa, perché ci danno la possibilità di effettuare eventualmente degli slow motion che possono essere interessanti. Ho visto anche un'ottima resa, e questo si vede appunto dalle immagini, in controluce, perché in questo caso i valori che avevo dato appunto che vi ho già espresso, all'esposizione, agli ISO eccetera, hanno dato un buon risultato, anche perché l'acqua non era torbida nella parte iniziale della discesa, quindi in superficie, quindi permetteva di avere anche un buon riflesso, e i colori, lo vediamo appunto nelle riprese, sono venuti abbastanza accettabili. Questo mi sento di dire per quanto riguarda i valori da settare nella GoPro per quanto riguarda questo tipo di riprese.